Le scene che avete appena visto provengono da quello che è forse il più bello fra i tanti film dedicati a Caravaggio, una pellicola di Derek Jarman del 1986. Non si tratta di un documentario né di un film storico, e la Roma del Seicento viene trasfigurata in qualcosa che assomiglia di più alla Manhattan dei nostri giorni. Eppure dobbiamo immaginare che quando Caravaggio, dai vicoli della sua vita, dalla sua prima bohème, dalla sua vita spericolata e sregolata, entrò in questa casa del Cardinal del Monte, in Palazzo Madama, siamo nella sala del Risorgimento di quello che oggi è il Senato della Repubblica, incontrasse una vita mondana, delle abitudini, anche se vogliamo un cinismo, completamente diversi da quelli che aveva frequentato fino a quel momento. È il momento di una svolta radicale. Datosi perciò egli a colorire, secondo il suo proprio genio, non riguardando punto, anzi spregiando gli eccellentissimi marmi degli antichi e le pitture tanto celebri di Raffaello, si propose la sola natura per oggetto del suo pennello. Laonde, essendogli mostrate le statue più famose di Fidia e di Glicone, a ciò che vi accomodasse lo studio, non diede altra risposta, se non che distese la mano verso una moltitudine di uomini, accennando che la natura l'aveva a sufficienza provveduto di maestri. E per dare autorità alle sue parole, chiamò una zingara che passava a caso per strada e, condottala all'albergo, la ritrasse in atto di predire l'avventura, come sogliono queste donne di razza egiziana. Fecevi un giovine, il quale posa la mano col guanto sulla spada e porge l'altra scoperta a costei, che la tiene e la riguarda. Ed in queste due mezze figure tradusse Michele sì puramente il vero che venne a confermare i suoi detti. La prima versione della Buonaventura descritta in queste parole di Bellori è un quadro che oggi si trova ai Musei Capitolini, perché alla morte del Cardinal del Monte la collezione venne dispersa e quel quadro fu acquistato dal Cardinale Pio di Savoia, i cui quadri sono confluiti in gran parte nelle raccolte del Campidoglio. Quel quadro però si trovava qua, in queste sale, a fare da pandan ai bari. Hanno delle misure leggermente diverse, non sono nati per essere messi insieme, è il cardinale che li ha voluti tutti e due e li ha, come sappiamo dalle fonti, appesi accanto. Accanto perché in fondo la temperie dei bari non è per nulla lontana da quella della Buonaventura. La Buonaventura è un quadro che Caravaggio dipinge per se stesso, le radiografie hanno svelato che sotto c'è una Madonna che ricorda molto lo stile del Cavalier d'Arpino, e sia che si tratti di un'opera del Cavalier d'Arpino, e quindi di una tela che Caravaggio recupera nella bottega in cui serviva, o che si tratti di una Madonna dipinta da Caravaggio nello stile di D'Arpino, e questo è molto difficile dirlo trattandosi appunto di un'immagine coperta, questo testimonia che è un Caravaggio che lavora per se stesso, risparmiando sulle tele, non è ancora al servizio del Cardinale, anche se due sigilli identici dietro i bari e dietro la Buonaventura ci ricordano che è il Cardinal del Monte che li ha posseduti entrambi. La Buonaventura è un quadro non meno fortunato dei bari. I seguaci di Caravaggio, quei fiamminghi ai quali non si può dar regola, dirà Giulio Mancini, perché vanno, vengono, arrivano a Roma e ripartono, fiamminghi tedeschi, francesi, riempiranno tutta l'Europa di scene di bari e di scene in cui si legge la mano a un giovine. Si legge la mano sottraendogli l'anello, naturalmente c'è un significato morale riposto nel quadro, che come nel caso dei bari il giovinotto per bene, un po' ingenuo, si fa turlupinare da questi compagni di strada, nello stesso modo il ragazzo attratto dalla zingara si fa leggere la mano, ma ella gli ruba l'anello e quel futuro che viene predetto si realizza immediatamente ed è un futuro evidentemente destinato a chi non usa bene la sua ragione. Scene di vita che vengono ad invadere lo spazio dei cardinali, il palazzo del Cardinal del Monte in questo caso. A questo quadro Gaspare Murtola, che è uno dei poeti migliori dell'Italia del primo Seicento, dedica un madrigale che avrà una grande fortuna. Si rivolge direttamente all'artista, chiedendosi: non so qual sia più maga, o la donna che fingi o tu che la dipingi. La magia del naturalismo di Caravaggio. Di rapir quella è vaga, coi dolci incanti suoi, il cuore e il sangue a noi, la seduzione di questa ragazza che sembra ingenua e non lo è affatto. Tu, dipinta, che appare, fai che viva si veda, fai che viva espirante, altri la creda.
È Caravaggio il vero mago che dà vita a questa immagine. Giulio Mancini, che corruppe il guardarobiere del Cardinal del Monte per poter far copiare sia i Bari che la Buonaventura, tanto desiderava averne un'immagine, ci racconta che la Buonaventura fu data via da Caravaggio al Cardinale per una cifra irrisoria, per 8 scudi. Era un momento in cui Caravaggio moriva di fame, letteralmente, e il Cardinal del Monte lo comprò per questo vilissimo prezzo. Quel quadro, che aveva così poco valore in quel momento, da quando si troverà in queste stanze, da quando il Caravaggio comincerà a diventare famoso, spanderà la sua fama in tutto il mondo. Caravaggio prende animo, ci dicono i suoi biografi, grazie all'accoglienza del Cardinal del Monte. In Palazzo Madama non entrano solo i quadri che il Cardinale ha comprato sul mercato, i Bari e la Buonaventura, ma Caravaggio comincia a dipingere su commissione. È un inizio importantissimo. Dice Baglione, il biografo dell'artista, che essendo entrato nel palazzo Caravaggio pigliò animo e credito e dipinse per il Cardinale una musica di alcuni giovani ritratti dal naturale assai bene. È il quadro oggi al Metropolitan di New York, un quadro purtroppo molto molto guasto, ma nonostante questo ancora davvero mirabile. La differenza la si vede tutta. Qua non c'è solo Caravaggio a decidere che cosa si dipinge e come lo si dipinge. Certo, Caravaggio apparteneva a una tradizione pittorica in cui il tema del concerto, il concerto come soggetto di un quadro, aveva una lunga tradizione. Pensiamo ai precedenti di Giorgione e di Tiziano, pensiamo ai precedenti Lombardi, un famoso quadro di Callisto Piazza, da Lodi, e molti altri se ne potrebbero citare. Ma non c'è soltanto la memoria remota della tradizione veneta o di quella lombarda, c'è anche la realtà viva del palazzo del Cardinal del Monte, grandissimo amatore di musica, protettore della Cappella Sistina, dei cantori della Cappella Sistina, finanziatore di cantanti e di musicisti. È un quadro che in qualche modo blocca ciò che avviene nel palazzo di Del Monte e negli altri palazzi che Del Monte frequentava. Come lo fa? Lo fa utilizzando ciò che Caravaggio era capace di fare in quel momento, mezze figure che però qui vengono assemblate in modo diverso. Non sono più gli abiti di strada dei Bari o della Buonaventura, sono abiti curiosi, sono degli abiti contemporanei, delle camicie contemporanee, ma questo ragazzo che ci dà le spalle e che ha la schiena quasi completamente nuda, che peraltro è con ogni evidenza lo stesso modello che aveva posato qualche tempo prima per il Mondafrutto e che qui viene ritratto da un'altra angolazione e con la stessa camicia che gli viene un po' quasi strappata, tirata giù, ci parla di una cronaca della realtà che però tende a trascolorare in qualcosa di diverso. Siamo a metà fra la fedele cronaca di un concerto, vediamo gli spartiti che purtroppo non sono leggibili a causa delle pessime condizioni di conservazione, vediamo alcuni virtuosismi, le corde che volteggiano accanto al liuto, vediamo il corno che sta suonando la figura che ci guarda e che qualcuno considera un autoritratto di Caravaggio. Ma c'è anche qualcosa che trascende la cronaca di un concerto reale in casa del Cardinal del Monte, dove si suppone che i ragazzi non fossero svestiti, anche se naturalmente questo aspetto ha dato molto da pensare sulle possibili, probabili inclinazioni omoerotiche del Cardinale e anche di Caravaggio a queste date.
cose delle quali non abbiamo nessuna prova decisiva. Ma c'è un elemento soprattutto che fa capire che qua dietro c'è un'altra testa, c'è un'altra mente, c'è una svolta, non è un quadro tutto di Caravaggio, è un quadro anche del Cardinal del Monte. C'è una figura all'estrema sinistra che non è una figura di questo mondo, è un ragazzo, è forse lo stesso ragazzo che regge lo spartito, lo stesso modello del mondo a frutto visto da un'altra angolazione, e questa idea che nello stesso quadro ci sia lo stesso personaggio visto da punti di vista diversi, come se tornassimo ai quadri di Piero della Francesca, ci dà l'idea di come Caravaggio costruisse i suoi quadri assemblando studi dal vivo fatti nel suo atelier, ma quella figura che sta prendendo dei chicchi d'uva, un'uva transgenica, un grappolo bianco e un grappolo nero, ha sulle spalle due evidentissime ali, ha una faretra e ha delle frecce. Si è molto discusso, si è proposto che le ali fossero un'interpolazione più tarda, ma in realtà le radiografie confermano che queste ali ci sono sempre state. Non solo, esiste una serie di quadri derivati da questo quadro, uno famoso di Pietro Paolini, il pittore lucchese, un quadro molto bello, in cui la figura alata è sempre presente. Quella figura c'è fin dall'inizio. Chi è quello? Quello è Cupido, è amore, è una figura della mitologia. C'è un salto logico, c'è un salto di realtà. Siamo nel palazzo del Cardinal del Monte o siamo in un quadro mitologico? Caravaggio comincia a varcare a grandi passi le barriere che dividono i generi. La mitologia classica serve a raccontare le storie di questo mondo. La cronaca, la presa diretta, la pittura della realtà e la pittura di mitologia si fondono in qualcosa per cui quasi non abbiamo etichette. Sbaglieremmo però a pensare che questa sia stata un'invenzione di Caravaggio, del Cardinal del Monte. Giorgio Vasari descrive con parole per noi molto preziose una pittura famosa di Paolo Veronese a Venezia nella Biblioteca Marciana, una pittura che possediamo ancora. Cosa c'è in questa pittura, in questo tondo di Veronese? Tre bellissime donne giovani, una delle quali, dice Vasari, che è la più bella, suona un gran lirone da gamba, guardando a basso il manico dello strumento e stando con l'orecchio e attitudine della persona e con la voce attentissima al suono. Delle altre due, una suona un liuto e l'altra canta al libro, una situazione del tutto comparabile, è un concerto. Appresso alle donne è un cupido, in quel caso un cupido senza ali, che suona un gravicembalo, dimostrando che dalla musica nasce amore, ovvero che amore è sempre in compagnia della musica. E perché mai non se ne parte, lo fece senza ali. È bellissimo il pensiero poetico di Vasari che legge Veronese, quel cupido senza ali è un amore che non se ne va mai, che dura per sempre. Qua, allora, nello stesso modo del Veronese, il Cardinal del Monte era nato a Venezia, era un uomo colto, abbiamo detto che il suo padrino di battesimo era Tiziano e l'altro era Pietro Aretino, qua rivive, grazie a questa temperie, un'invenzione di Veronese. La musica e l'amore, questo è il tema del quadro, non è solo il concerto. Una musica che favorisce la nascita d'amore, un amore, un gioco d'amore che si accompagna alla musica. E continuando nel ragionamento di Vasari, potremmo dire che il Cardinal del Monte e il giovane Caravaggio erano assai più disincantati di Veronese e di Vasari. L'amore talvolta se ne parte, se ne va, finisce, ed è per questo che ha le ali. Se il cardinale Francesco Maria del Monte poteva essere un padre per Caravaggio, aveva 23 anni più di lui, il secondo grande mecenate che entra nella vita del nostro artista assomigliava più a un fratello maggiore. Vincenzo Giustiniani era nato nel 1564. Era il membro di una famiglia di mercanti e di banchieri genovesi e suo padre Giuseppe era quello che oggi si direbbe un mago della finanza, uno dei più importanti banchieri d'Europa, colui che aveva saputo sostenere le traballanti finanze papali attraverso una serie di manovre finanziarie da manuale. Vincenzo, il figlio, appartiene dunque a una seconda generazione che conserva l'abilità di muoversi sui mercati finanziari, diremmo oggi, di tenere in piedi una grande banca, ma è anche un uomo colto, un uomo che studiava musica, un uomo che si appassiona alla pittura.
Un uomo che riesce ad acquistare un titolo aristocratico, diventerà marchese, con lui il denaro sfuma in una consapevolezza culturale che ha lo spazio per aprirsi a fenomeni culturali nuovi, come per esempio Caravaggio. Vincenzo Giustiniani fa concorrenza al Cardinale del Monte, non riesce a portare Michelangelo da Caravaggio nel suo palazzo, che è questo, ma gli farà dipingere più quadri che qualunque altro committente della vita del nostro artista. Ed è per questo che oggi siamo suoi ospiti, qua a Roma, in Palazzo Giustiniani. Siamo nella Sala Zuccari, che si chiama così dal nome di Federico Zuccari, che ne ha affrescato la volta. È l'unica sala del Palazzo Giustiniani che conserva l'aspetto che aveva quando ci vivevano Vincenzo e suo fratello il Cardinale Benedetto, anche se questa decorazione non fu voluta e commissionata da loro. Dobbiamo immaginarci questa stanza come quello che si chiamava nel 600 un grande antiquarium, invasa dalle statue antiche. I testimoni contemporanei ci raccontano le due file di busti per terra addirittura e poi intorno alle pareti grandi marmi, grandi gruppi di scultura classica. Un popolo di statue trovava ricovero in questa sala. E a poca distanza da qua, nelle stanze che danno su San Luigi dei Francesi, era visibile il più grande nucleo di quadri di Caravaggio che fosse a Roma. Il marchese Vincenzo Giustiniani lo terrà nella sua diretta disponibilità anche quando vivrà al piano di sopra. Tra questi quadri, il più antico, il più famoso, certo il più discusso, era il cosiddetto suonatore di liuto, che oggi si ammira al Museo dell'Ermitage a San Pietroburgo. Non abbiamo alcun dubbio sul fatto che il quadro di San Pietroburgo fosse in questo palazzo. Abbiamo invece molti dubbi e si discute moltissimo sulla sua storia e sulla possibilità di identificarlo o meno con un quadro a cui Giovanni Baglione dà uno straordinario spazio nella biografia di Caravaggio. Leggiamo queste parole di Baglione. Per il cardinale dipinse anche un giovane, e questo cardinale è il cardinale Francesco Maria Dal Monte. E quindi non il marchese Giustiniani, ma il suo vicino di casa, il padrone di Palazzo Madama. Per il cardinale dipinse anche un giovane che suonava il liuto, che vivo e vero il tutto pareva, con una caraffa di fiori piena d'acqua che dentro, il riflesso d'una finestra, eccellentemente si scorgeva con altri ripercuotimenti di quella camera dentro l'acqua. E sopra quei fiori eravi una viva rugiada con ogni squisita diligenza finta. E questo, disse Caravaggio, che fu il più bel pezzo che facesse mai. Essere questo quadro del quale Caravaggio diceva che era il suo capolavoro, il più bel pezzo che facesse mai. Quanto si è discusso su questa parola pezzo, così moderna, pezzo di realtà, non solo pezzo del suo catalogo. In quella caraffa si ripercuoteva lo studio di Caravaggio, la sua camera. Ebbene, è proprio ciò che manca nel quadro di San Pietroburgo. Abbiamo il suonatore di liuto, abbiamo la caraffa con i fiori, ma sul vetro non c'è nessun riflesso. Poco tempo fa è comparsa sul mercato una copia, che si è provata ad attribuire a Caravaggio, ma non ne ha minimamente la qualità, in cui però sulla caraffa quel ripercuotimento, quel riflesso della stanza si vede, segno che un quadro come quello che descrive Baglioni dovette esistere, e dovette esistere nella collezione del Cardinale del Monte. Quel quadro oggi non lo conosciamo, è perduto. Conosciamo invece due altre versioni. Una, che si trova all'Ermitage di San Pietroburgo, era quella di Vincenzo Giustiniani. Che fosse quella di Vincenzo Giustiniani lo dimostra anche una V messa in tutta evidenza sugli spartiti che il giovane sta suonando. Voi sapete che v'amo e che v'adoro
è uno dei madrigali di Jacques Arcadel che Vincenzo Giustiniani doveva amare molto, perché gli racconta in un suo scritto che quando era ragazzo il padre gli aveva fatto studiare proprio questa musica. Tra gli altri fogli che davanti a sé tiene il cantore ci sono almeno altri tre madrigali leggibili che sono stati decrittati dagli studiosi di storia della musica. Uno di questi comincia con altre parole: chi potrà dir quanta dolcezza prova. Un altro madrigale d'amore. La V di Voi sapete che v'amo e che v'adoro ha un ruolo così centrale, forse perché allude a un'altra V, quella di Vincenzo Giustiniani, così come poi accadrà anche nell'Amore vincitore, che allude proprio al nome di Vincenzo. Questo quadro, dunque, è stato eseguito per Vincenzo Giustiniani e noi quello per Francesco Maria del Monte l'abbiamo perduto. Esiste negli Stati Uniti, e la collezione privata che l'ha dato in prestito a lungo termine al Metropolitan Museum di New York, un'altra versione che non ha la caraffa e che ha invece una gabbia con un uccellino chiuso dentro. Questo quadro deriva sicuramente dall'eredità del Monte attraverso i Barberini e è molto poco chiaro quale fosse la sua funzione originaria. Non ha tutta intera la qualità di un Caravaggio e gli esami radiografici hanno dimostrato che su quel quadro è stato trasposto in modo meccanico l'invenzione del primo suonatore di liuto. Probabilmente è un prodotto che esce dalla bottega di Caravaggio per il Cardinal del Monte. Ci manca il più bel pezzo che facesse mai di cui parla Giovanni Baglione. Eppure la versione Giustiniani, quella all'Ermitage di San Pietroburgo, è un quadro di straordinaria qualità, un autografo fino in fondo di Caravaggio. Evidentemente Vincenzo, all'inizio della sua carriera di mecenate, di committente di Michelangelo, da Caravaggio vuole competere con il Cardinal del Monte e chiede a Caravaggio di rifare, seppur con qualche variante decisiva, di rifare quel pezzo così famoso. In quel pezzo Caravaggio cerca per la prima volta un vero contatto con lo spettatore. Noi lo chiamiamo suonatore di liuto, ma in realtà sarebbe forse meglio chiamarlo il cantore, il cantante. Ha la bocca aperta questo ragazzo e ci guarda, sta cantando. E sta cantando accompagnandosi col liuto, rispettando tutte le regole che vigevano al tempo in cui Giustiniani e Francesco Maria del Monte facevano fare musica nei loro palazzi. Si è supposto, con qualche buon argomento, che si tratti addirittura del ritratto di un cantore in particolare. Ha dato molto da discutere l'aria evidentemente androgina di questo cantore e una spiegazione possibile è che si tratti del ritratto di un castrato, di Pedro Montoya, un giovane spagnolo che il Cardinal del Monte teneva al suo servizio nella stessa casa che il Caravaggio frequentava. Che si tratti di un ritratto o meno, ciò che colpisce è il modo con cui questo ragazzo ci guarda, ci fissa, aprendo la bocca. Caravaggio induce in noi la sensazione, la commozione che quella musica provava nei riguardanti, in coloro che ascoltavano. Gioca con i sensi, noi vediamo, ma dobbiamo reagire come se ascoltassimo. È un quadro fatto per conoscitori di musica e di pittura, in cui gli effetti delle due arti si mescolano sapientemente. Al centro di tutto c'è lo spettatore. Questo piano di marmo, con la frutta, con gli spartiti, non ci separa, ma ci unisce a questo cantore. È come se ancora nelle orecchie, nell'anima, sentissimo risuonare quelle note che Vincenzo amava fin da quando era ragazzo. Chiedendosi quale sia il vero significato, se c'è, del concerto o del suonatore di liuto nelle sue versioni, ronza nella testa una frase che non è relativa a Caravaggio, ma relativa a Giorgione. Vasari, quando torna a Firenze, rimette in sesto le sue note prese a Venezia e ripensa alle famosissime pitture di Giorgione al Fondaco dei Tedeschi, dice: «Non pensò Giorgione se non a farvi figure a sua fantasia
per mostrare l'arte, come se non ci fosse un vero soggetto e come se in fondo il punto non fosse il significato, ma fosse il mostrare l'arte, e come se Giorgione non fosse guidato da un committente, da un progetto iconografico, ma dalla sua fantasia. Perché nel vero, continua Vasari, non si ritrova storie che abbiano ordine o che rappresentino i fatti di nessuna persona segnalata, o antica o moderna, e io, per me, non l'ho mai intese. Neanche per dimanda che sia fatta, ho trovato che ci sia chi l'intenda. Nessuno capisce fino in fondo il significato delle pitture di Giorgione. E Caravaggio, che è, si sente e viene percepito come un nuovo Giorgione, in questi anni cerca di mostrare l'arte attraverso la sua fantasia. Allora, che rapporto c'è fra le richieste e la fantasia del Cardinal del Monte, la sua passione per la musica, la sua cultura, i suoi libri, le sue inclinazioni sessuali, la sua corte, e l'arte e la fantasia di Caravaggio? Quale rapporto di forza unisce l'artista e il pittore? Giorgione è stato considerato per molto tempo, ed è tuttora considerato, un pittore profondamente libero. La libertà di Giorgione è stata intesa come la radice dell'arte moderna. E la libertà di Caravaggio? La libertà dal suo cardinale? La sua fantasia, il suo mostrare l'arte? Viene in mente un altro brano famoso di Vasari relativo a Giorgione, quando descrive tre bellissime teste olio, delle quali una fatta per un Davide, e per quel che si dice è il suo ritratto. È il gioco continuo del ritratto, della pittura da modello e della pittura di storie. Queste parole, una figura, uno studio di figura dal naturale, fatto per un Davide, questo mettere a nudo il meccanismo dell'invenzione, per cui un modello diventa una storia, questo procedimento di smontaggio dell'immagine, da Vasari passa, come vedremo tra un attimo, direttamente a Bellori. E proprio per descrivere una delle opere che Caravaggio dipinse per se stesso, per mostrare l'arte, per propria fantasia, mentre era al servizio, sì, del Cardinal del Monte, ma anche nello stesso tempo mentre cercava di coltivare la propria libertà in altre stanze, in altri quadri. Siamo a Roma, alla Galleria Doria Pamphili, ma da un certo punto di vista è come se fossimo magicamente capitati nello studio di Caravaggio, in uno dei suoi tanti misteriosi studi. In particolare nella casa che un certo vescovo, vescovo di Cosenza, ma di famiglia umbra e di vita romana, Fantino Petrignani, gli affitta in un momento che non è chiarissimo della seconda metà degli anni 90 del Cinquecento. Giulio Mancini, uno dei biografi di Caravaggio, ci racconta che Monsignor Fantino Petrignani dava a Caravaggio la comodità di una stanza, cioè gliela prestava o forse gliela affittava, nel quale tempo fece molti quadri e in particolare una zingara che dà la buona ventura a un giovanetto, la Madonna che va in Egitto, la Maddalena convertita e un San Giovanni Evangelista. Il San Giovanni Evangelista purtroppo è perduto, e invece la zingara e la buona ventura del Louvre, che stava accanto a questi due quadri, la Maddalena pentita e la fuga in Egitto, fino al 1665, quando il principe Pamphili pensò bene di mandarlo in dono al Re Sole, ed è per questo che si trova al Louvre. Questi due quadri, invece, la Maddalena e la fuga, sono ancora oggi miracolosamente accanto l'uno all'altro, così come Caravaggio li ha probabilmente tenuti accanto l'uno all'altro sui cavalletti mentre li lavorava, con ogni probabilità contemporaneamente, in quel palazzo che oggi è stato inglobato dal Palazzo del Monte di Pietà, nel quartiere, nella zona Renula, nel centro di Roma. Questi due quadri rappresentano una svolta fondamentale nell'avventura umana e pittorica di Caravaggio. Dicevo che ci sono molti dispareri su quando si debba esattamente datare questo momento, prima o dopo che Caravaggio è diventato il pittore del Cardinal del Monte. Sappiamo che la sosta presso Fantino Petrignani può essere avvenuta dal 1594 al 1597 circa. Io credo che tutto, e quando dico tutto intendo le fonti, ma soprattutto l'evidenza dei quadri, ci inducano a pensare
che Caravaggio abbia chiesto e ottenuto dal vescovo Petrignani una stanza, che io intendo come uno studio vero e proprio, un atelier, nel momento in cui era già al servizio del cardinale Francesco Maria del Monte. E ciò che Caravaggio, mentre dipinge i quadri che abbiamo appena visto, il concerto, il suonatore di liuto, per il cardinale, ritagli per se stesso uno spazio di libertà in cui fare quella che oggi si chiamerebbe una ricerca artistica, del tutto libera. Induce a pensarlo il fatto che un vicino di casa fosse Prospero Orsi, il grande amico di Caravaggio, pittore anch'egli, e come dicono le fonti, turcimanno di Caravaggio, intendendo una specie di suo agente, di sponsor, di promoter, quello che gli piazzava i quadri e ne faceva aumentare la fama. Questi due quadri, nel 1609, alla fine della vita di Caravaggio, sono attestati nella casa della sorella di Prospero Orsi, Orinzia Rossi, che aveva sposato Girolamo Vittrici. Come se il frutto di questa ricerca artistica non fosse finito sul mercato, ma fosse invece rimasto in una cerchia familiare. Potremmo ipotizzare, potremmo pensare, un Caravaggio per Caravaggio, un Caravaggio che cerca qualcosa. Cosa cercava Caravaggio? Giovan Pietro Bellori, un altro importante biografo di Michelangelo Merisi, inserisce la lettura di questi due quadri in un discorso articolato e complesso. Caravaggio rivendica, quasi fosse un artista del Novecento, il suo modo di operare, una specie di manifesto artistico. Caravaggio aspirava all'unica lode del colore, perché paresse vera l'incarnazione, la pelle, il sangue e la superficie naturale. A questo solo volgeva intento l'occhio e l'industria, lasciando da parte gli altri pensieri dell'arte. Sono i corpi, la loro verità, la loro tangibilità carnale, ciò che sta a cuore a Caravaggio. Onde, per cui, per questo motivo, nel trovare e disporre le figure, cioè nel costruire il quadro, quando incontravasi a vederne per la città alcuna che gli fosse piaciuta, egli si fermava a quella invenzione di natura, senza altrimenti esercitare l'ingegno. Caravaggio come un occhio scrutatore che gira per le strade di Roma finché non trova quello che considera già un quadro quasi fatto, un pezzo di natura da catturare in un quadro. L'esempio con cui Bellori illustra questo modo di dipingere è il secondo quadro della serie dipinta nella stanza di Fantino Petrignani, La Maddalena. Dipinse una fanciulla a sedere sopra una seggiola, con le mani in seno, in atto di asciugarsi i capelli. La ritrasse in una camera e, aggiungendovi in terra un vasello di unguenti con monili e gemme, la finse per Maddalena. Bellori ci guida, i suoi occhi sono i nostri occhi. E cosa vediamo attraverso i suoi occhi? Vediamo che Caravaggio si è imbattuto in una ragazza. Ci dicono una serie di congetture credibili, che potremmo anche sapere il nome di questa ragazza, una giovane prostituta, Anna Bianchini, nota con il soprannome di Anna la Rossa per i suoi bellissimi lunghi capelli, o con un altro soprannome molto esplicito, Anna Belculo, frequentava le osterie insieme a Caravaggio, a Prospero, ai loro comuni amici. La porta in una camera, e questa camera è la sua camera. Quel pavimento che noi vediamo è il pavimento dello studio di Caravaggio. A lui appartiene quella sedia, si è fatto prestare dei vestiti eleganti che forse Anna non possedeva e l'ha messa in posa. E poi ha aggiunto che cosa? Alcuni gioielli in terra e un vasetto d'unguento. Perché? Perché Caravaggio ha in mente una pagina del Vangelo in cui Maria Maddalena si getta ai piedi di Gesù e durante una cena gli unge i piedi con l'unguento, simbolo della sua passione, della sua morte, prefigura l'unzione del corpo dopo la deposizione della croce. È una prostituta che si pente, o comunque una donna dalla vita dissoluta che si pente. E dice Bellori, aggiungendo questi attributi che tutti sapevano leggere, prese questa ragazza vera in abito contemporaneo e la finse per Maddalena. In questa finzione
sta il patto che ci lega ancora a Caravaggio. Ma c'è un'altra parte di questo patto, che noi sappiamo leggere ancora il fatto che si tratta di una ragazza che Caravaggio ha incontrato per le strade di Roma al suo tempo. È questo cortocircuito strepitoso tra presente, realtà immanente, storia sacra, che dà ai quadri di Caravaggio un aspetto che non era mai stato visto. Un cardinale, un po' sconcertato, dirà di lì a poco: i suoi quadri hanno un certo non so che di mescolanza, di sacro e di profano. È Maddalena, ma è anche Anna, o comunque una ragazza del tempo di Caravaggio. Senza questo quadro non esisterebbero Las Meninas di Velázquez, dove Velázquez mette in scena il suo atelier con Filippo IV, il re di Spagna. Cioè lui stesso, in Las Meninas vediamo Velázquez. Qui Caravaggio non lo vediamo, ma Caravaggio è accanto a noi, è nello spazio reale. Se si allargasse un po' la focale lo vedremmo al cavalletto, siamo nel suo studio. Da Las Meninas e da questo quadro derivano moltissimi altri quadri, l'atelier di Vermeer. Costiamo una tenda e vediamo Vermeer che dipinge, questa volta lo vediamo di spalle, e vediamo la modella in posa. E di lì si arriva fino alle Damigella d'Avignone, 1907, la nascita dell'arte moderna, in senso stretto, Picasso che mette in posa altre prostitute nel suo studio, che si coprono con dei panni, mangiano la frutta, indossano le maschere africane. Maddalena è la capostipite esplicita di un modo nuovo di ritrarre il mondo e di fare storia dentro lo studio dell'artista. Accanto a questo quadro, Bellori vedeva, e noi oggi ancora vediamo, La fuga in Egitto. E il discorso di Bellori unisce, cuce questi due quadri partendo da ciò che immediatamente salta agli occhi grazie alla straordinaria opportunità della conservazione del legame fisico fra queste due tele, che è così raro nell'opera di Caravaggio. Dipinse in uno maggior quadro la Madonna che si riposa dalla fuga in Egitto. Non è solo il titolo del quadro, ma Bellori sceglie fra tutte le figure quella di Maria. Perché? Perché con ogni evidenza Maria è un altro studio della stessa modella. È sempre Anna, comunque questa ragazza con i capelli rossi, acconciati soltanto in un modo diverso, vestita in un modo diverso, con un bambino in collo, ma possiamo immaginarci che all'origine di questi due quadri ci siano studi fatti dal vivo e fatti come in serie. Maria non è naturalmente l'unica protagonista di questo quadro. C'è un angelo in piedi che suona il violino. Eccola, finalmente, una figura intera, ma di spalle. C'è questo lento avvicinamento alla figura nuda, intera e frontale. San Giuseppe, sedente, gli tiene avanti il libro delle note. E l'angelo è bellissimo. Anche Bellori, che non amava troppo Caravaggio, è forzato a riconoscerlo. E noi oggi rimaniamo impressionati di fronte alla straordinaria bellezza di quest'angelo, per cui servì da modello, con ogni probabilità, uno dei tre bari, di quello che siede in primo piano, ci dà lo stesso profilo che vediamo qua. E anche questo è interessante, perché forse Caravaggio usava lo stesso studio, lo stesso modello fatto dal vivo, in due quadri così diversi. E l'angelo, volgendo la testa dolcemente in profilo, va discoprendo le spalle alate, queste ali che sono copiate da ali di rondine. Giuseppe fa d'alleggio all'angelo. Per Caravaggio l'angelo non può suonare a memoria, e questa è una cosa che ci colpisce moltissimo. Un angelo di Dio ha bisogno di seguire la musica, e Giuseppe si presta volentieri a reggere lo spartito, come si farebbe in un salotto la sera in famiglia. Questo spartito non è uno spartito qualunque, così come il violino è un vero violino, e il violino è una creazione recente nella storia della cultura italiana ed europea.
Questo spartito è stato identificato ed è, molto appropriatamente, un mottetto mariano, scritto, diciamo, pensando alla Madonna, sul testo del Cantico dei Cantici. In particolare, la pagina è aperta su un versetto celeberrimo che dice «Quanto sei bella!» e si rivolge alla sposa del Cantico dei Cantici, che è una profezia, una prefigurazione di Maria, della Madonna. La musica è di un compositore fiammingo, Noël Boldewijn, che era vissuto molto tempo prima, cioè all'inizio del Cinquecento, è una composizione che si data al 1519. E qui ci possiamo chiedere come Caravaggio abbia pensato a questo testo. La risposta ovvia è che abbia chiesto in prestito al Cardinale del Monte uno dei suoi spartiti. Anche nei quadri di Del Monte, l'abbiamo visto, la musica è una musica raffinata, non perfettamente contemporanea. La scelta del testo, del Cantico dei Cantici, del versetto, fa capire come Caravaggio studia ogni particolare del quadro alla ricerca di una verosimiglianza emotiva, direi, più che teologica o dottrinale. Perché? Perché questa è una grande dichiarazione d'amore di uno sposo per la sposa. E io credo che lo sposo sia non il bimbo, non Gesù in una visione mistica come è stato proposto, ma invece San Giuseppe. Il matrimonio fra Maria e Giuseppe è un matrimonio, come dire, discusso e sempre guardato con un'alzata di sopracciglio. Qui Caravaggio sceglie una via di grande tenerezza. Il vecchio San Giuseppe fa cullare la sua Maria addormentata da una canzone d'amore, dalla più bella canzone d'amore della Bibbia, il Cantico dei Cantici. È uno dei quadri più emozionanti di Caravaggio, uno dei pochi in cui ad essere protagonista è il paesaggio, qualcosa di cui Bellori non parla, ma che ci colpisce moltissimo. È un momento in cui la fuga in Egitto è un tema che è molto caro agli artisti perché permette loro di immaginarsi un paesaggio in totale libertà. Il Vangelo, per esempio il Vangelo di Matteo, dice molto poco. Dice che un angelo appare in sogno a Giuseppe e gli dice: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto. Resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Giuseppe obbedisce. I Vangeli apocrifi, invece, hanno costruito in questo momento della fuga in Egitto una serie di racconti e tutti si orientano verso il rapporto dei tre con la natura, che miracolosamente, quasi magicamente, obbedisce al piccolissimo Gesù. Un brano famoso che è stato al centro di tanti quadri del Rinascimento è quello in cui Maria chiede di mangiare i datteri di una palma altissima, San Giuseppe non sa come fare ad accontentarla, la palma si piega. Un rapporto con la natura e col paesaggio del tutto diverso da quello che vediamo qua. Non c'è nulla di miracolistico, non c'è nulla di straordinario, c'è qualcosa di fortemente ordinario. Roberto Longhi nel 1951 descrive così questo quadro: è una sosta in campagna della famiglia del falegname, quando madre e figlio si addormentano alla nenia del violino che sotto le dita dell'angelo di casa riga il silenzio della campagna d'autunno. La scalatura dei colori dell'autunno è una delle cose più memorabili di questo quadro. In questo tema nessun pittore del tempo, dice Longhi, avrebbe omesso la citazione della flora orientale. Siamo in Egitto, palme e datteri, ma qui soltanto i quercioli della campagna romana, i gattici oltre il fiume sotto un cielo già freddo. Il bagaglio di San Giuseppe, che cos'è? È il materasso di Caravaggio. Diventa qui il sacco, l'unica valigia che si può permettere la Sacra Famiglia. E poi il fiasco, tappato con un po' di carta. Sono pezzi della vita, della casa di Caravaggio, dello studio, sono i suoi oggetti che, come nella Maddalena, strutturano, costruiscono il quadro.
L'angelo è una presenza incongrua, è l'unica presenza metafisica, sovrannaturale, però come dice Longhi è l'angelo di casa, tanto che nessuno si stupisce nel vederlo, l'unico che si stupisce è l'asino, che lo guarda con questo occhione sgranato, un po' impaurito. È il primo grande animale di Caravaggio che noi conosciamo nella sua pittura, questo è un quadro pieno di primati. L'angelo è molto vicino, è stato notato, alla figura del vizio nell'Ercole al bivio che Annibale Carracci dipinge per il soffitto dello studiolo del cardinale Farnese e che oggi è a Capodimonte. I due si guardano, si studiano a vicenda. La fuga in Egitto anche per Annibale, occasione di mostrare la natura. A pochi metri da qua si conserva una delle lunette della Cappella Aldobrandini, dove la Sacra Famiglia che va in Egitto è minuscola, sperduta in un meraviglioso paesaggio della campagna romana, come se qui Caravaggio usasse il teleobiettivo e là invece Annibale Carracci usasse il grandangolo. Questa maternità così strana, così improbabile, una prostituta romana accoccolata con un bambino in collo che diventa Maria in Egitto e invece solo in una scampagnata la domenica nella campagna romana. Della scuola del Caravaggio non credo forse che si sia visto cosa con più grazia e più affetto che quella zingara che dà la buona ventura a quel giovinetto, mano del Caravaggio, che possiede il signor Alessandro Vittrici, gentiluomo qui di Roma, che, ancorché sia per questa strada, non di meno la zingaretta mostra la sua furbaria con un riso finto nel levar l'anello al giovinotto e questo, la sua semplicità e affetto di libidine verso la vaghezza della zingaretta che gli dà la ventura e gli ruba l'anello. Ecco il terzo quadro, quello che manca oggi dalle pareti della Galleria Doria Pamphili, dove abbiamo visto la Maddalena pentita, il riposo nella fuga in Egitto. Un terzo quadro aveva dipinto Caravaggio nelle stanze di Monsignor Petrignani, un terzo quadro era rimasto in un primo momento nelle mani dei Vittrici. Alessandro Vittrici è il nipote di Prospero Orsi, un grande amico di Caravaggio. Quando Giulio Mancini scrive, nel 1620 circa, è ancora in quelle mani. Ma dopo, intorno al 1650, quel quadro finisce nella raccolta dei Pamphili. E il nipote di Innocenzo X Pamphili ha la bella pensata nel 1665 di donare il Caravaggio al re di Francia. Il quadro lascia forse questa casa, il meraviglioso casino di Bel Respiro, uno dei luoghi incantati di Roma, fatto costruire da Camillo Pamphili, si incammina verso Parigi, la cassa non è chiusa bene, la pece ha dei buchi, piove, il quadro si bagna, quando viene estratto a Parigi è un ammasso di muffa, lo sappiamo perché c'è già Lorenzo Bernini per puro caso in quei mesi alla corte del Re Sole, il quadro viene recuperato ma rimane ancora molto sofferente. Nonostante questo, quel quadro è davvero molto importante nello sviluppo di Caravaggio. Il perché ce lo dice Mancini. Se noi confrontiamo questa buona ventura con quella precedente, dipinta per il mercato che il Cardinal del Monte aveva comprato e si era messo in casa, vedremo che la variante, ciò che cambia, risiede proprio nell'aspetto che Mancini coglie, l'affetto, l'espressione delle figure, la grazia e l'affetto. Caravaggio studia i corpi interi, studia il paesaggio nel riposo, studia la messa in scena della Maddalena e invece in questo quadro studia i caratteri, il sorriso, il volto, come si fa a trasformare due modelli fermi, muti, immobili in due veri e propri attori. C'è un pezzo di teatro, c'è un pezzo di commedia dell'arte, c'è un pezzo di vita quotidiana e i modelli cominciano con l'atteggiamento del volto, con il sorriso, con gli sguardi a costruire, a tessere un gioco di relazioni che i contemporanei percepiscono come una svolta. È un quadro chiave per l'evoluzione di Caravaggio. Un'immagine di San Francesco, dipinta con somma diligenza, splendidamente, da Caravaggio, pittore celeberrimo, che mi fu donata da Don Ottavio Costa, cittadino genovese nobilissimo, legato a me da un reciproco amore e da una incomparabile amicizia. A scrivere queste parole nel suo testamento, nel 1607, è Ruggero Tritonio, un abate che viveva a Roma, era il segretario del cardinale Alessandro Peretti Montalto,
era un ottimo amico di Ottavio Costa, banchiere genovese e grande mecenate di Caravaggio, ed era membro di una famiglia di Udine. È per questo che questa storia, come un filo che si dipana nei secoli, ci porta fino ad Udine, dove non avremmo immaginato di dover inseguire Caravaggio. Il quadro di cui si parla, dopo essere stato donato dall'ultimo erede della famiglia Tritonio, il conte Fistulario, al Museo Civico di Udine, è ancora nel museo. È un quadro che indubbiamente riflette un'invenzione caravaggesca, ma che non ha la qualità di Caravaggio. Che cosa è dunque successo? Non lo sappiamo con esattezza, ci sono molte ipotesi. Alcune dicono che il quadro nel corso dei secoli è stato sostituito con una copia, ma la copia sembra una copia antica, sembra una copia seicentesca. Si potrebbe pensare che questo dono in realtà non fosse mai avvenuto. Ottavio Costa aveva scritto in testamento, in un suo testamento, che avrebbe fatto scegliere Tritonio fra due suoi quadri, un San Francesco e la Marta e Maddalena, ma poi Ottavio non muore, si riprende ed è possibile che abbia donato all'amico non l'originale ma una copia, o è ancora possibile che, morto Ottavio, gli eredi dell'abate Tritonio abbiano voluto restituirgli il Caravaggio originale prendendosi in cambio una copia. Come che sia, il quadro che sta all'altro estremo del filo storico che inizia con quella frase del testamento non è un originale. Oltre al quadro di Udine che vediamo, in anni più recenti è emerso un'altra versione che si trova lontanissimo in Connecticut, nel museo di Hartford, una versione incomparabilmente migliore di quella di Udine, anche se forse non con il nitore e la perfezione formale che ci si aspetterebbe da un autografo di Caravaggio, e infatti si discute molto sul fatto che sia l'originale o solo una versione, la migliore delle versioni che conosciamo. In tutto ne conosciamo 5 in questo momento. Siamo di notte, questa è una grande novità rispetto al Caravaggio che abbiamo visto fin qui, una novità che avrà conseguenze incalcolabili in tutta la pittura dei seguaci di Caravaggio in Europa. La pittura notturna, i chiarori delle candele, dei fuochi che squarciano al buio della notte, diventeranno proprio una divisa, un emblema, una cifra della pittura caravaggesca. In questo paesaggio si svolge una storia sacra, è la storia della vita di un santo molto più recente, di San Francesco. Che cosa rappresenta esattamente? Il quadro viene solitamente citato come l'estasi di San Francesco. In realtà San Francesco non è in estasi, ma è riverso dopo aver ricevuto le stimmati. Il saio è bucato, vediamo il costato squarciato con la ferita che perde sangue. Caravaggio qua ancora non rappresenta l'apice della scena. È un Caravaggio che ancora, per così dire, prende le misure con la narrazione, sono le sue prime storie, i suoi primi frammenti di storia, e con un tono rarissimo nella sua produzione, un tono più elegiaco, più disteso, più malinconico, ci fa vedere un momento in cui di fatto la storia è già accaduta, la scena principale si è esaurita. Francesco cade a terra, stramazza, stravolto dal dolore, e viene raccolto e cullato da un grande angelo che lo prende fra le sue braccia. È ormai l'alba, la notte è quasi finita, sullo sfondo del quadro emerge tremula la luce dell'alba, un particolare meraviglioso del dipinto che si vede nella versione di Hartford molto meglio che in quella di Udine, e si intravede anche un frate che si scalda al fuoco con altri personaggi sullo sfondo, figurette inghiottite dalla notte, inghiottite dalla tenebra. Colpisce in questo quadro l'invenzione centrale. Caravaggio fino a queste date non ha fatto interagire i corpi. Abbiamo visto mezze figure, abbiamo visto figure rannicchiate, l'unica eccezione dell'angelo in piedi ma visto di spalle nel riposo. Qui due figure intere, per quanto una accosciata e una distesa, si toccano, interagiscono, costruiscono il quadro. È un gruppo che ha una sua potenza quasi scultorea.
Si è scritto molto sulle possibili sottointesi omoerotici, il più giovane svestito angelo che abbraccia un più maturo Francesco. Quando si pensava che questo quadro fosse appartenuto al Cardinal del Monte, molto si è scritto sul fatto che Francesco Maria del Monte si raffigurava come un San Francesco disteso fra le braccia di un ragazzo. Questo ragazzo è evidentemente uno dei modelli del concerto, ha le stesse sopracciglia, ha gli stessi capelli, ha lo stesso ovato del viso, ha la stessa camicia che noi conosciamo nei ragazzi del concerto, nel suonatore di liuto, che qua è semplicemente una camicia seicentesca. Quest'angelo è in realtà uno di questi modelli a cui vengono applicate sulla schiena due grandi ali che Caravaggio studia dal vivo. Noi non sappiamo come nasce questo quadro, ce lo chiediamo. Si tratta di un quadro dipinto su committenza, Ottavio Costa chiese un Francesco stigmatizzato a Caravaggio, o invece il banchiere lo comprò sul mercato. Io credo che si possa supporre che questo quadro appartenga a quel gruppo di opere che Caravaggio dipinge non per servizio, ma in totale libertà, nella sua stanza presa in affitto da Monsignor Petrignani, in questo luogo in cui difende la propria ricerca senza farla sfociare immediatamente nel mercato o peggio in una commissione. Un Caravaggio che prova a fare la versione notturna del riposo nella fuga in Egitto, un Caravaggio che, come farà tanto tempo dopo Manet, mette in scena nello studio un rapporto fra corpi in posa e poi li ambienta in uno strepitoso paesaggio naturale.